quartiere della Cappuccina si è stretto attorno ai frati francescani per l'ultimo saluto a padre Vincenzo. Due persone arrestate, 9 persone denunciate, 5 segnalate, il bilancio del weekend dei carabinieri. La deputata del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino, interrogheremo il governo sulla chiusura della Domodossola a Milano. La pietra filosofale, un progetto di opera ambientale curato dagli studenti del liceo artistico Gobetti di Omegna. Quasi 2000 nebbiuno per la 63esima edizione della Sagra della Fragola, promossa dalla famiglia fossenese del Cucù. Si ferma in semifinale playoff la corsa della Pranovara, arrabbia per alcuni episodi arbitrali sfavorevoli. Ben ritrovati e una buona serata dalla redazione di Vicio Notizie, gremita la chiesa della Cappuccina Domodossola per dare l'ultimo saluto a padre Vincenzo Coscia. In mattinata, nelle parole del sindaco domese, il cordoglio della città per la scomparsa del frate. La chiesa della Cappuccina gremita oggi pomeriggio per l'ultimo saluto a padre Vincenzo Coscia, il frate arrivato da Acqui Terme giovanissimo e che assieme al confratello Michelangelo ha dato vita al centro opere Cappuccina, una vita, quella di fratello Vincenzo, passata al servizio della comunità locale, la stessa che oggi ha omaggiato quel corpo racchiuso nella bara in legno adagiata ai piedi dell'altare. La fotografia stretta nel cordone del saio accanto una piccola pianta di fiori rossi. In prima fila, da un lato i parenti, dall'altro i sindaci di Domodossola e Baceno con la fascia tricolore, il primo a portare il cordoglio di un intero quartiere, il secondo a ricordo dell'impegno che il frate ha riservato alla crescita della colonia montana di Osso di Crove, il trenino dei bimbi, poi i sacerdoti, tutti quelli del vicariato dell'Ossola, ma anche diversi francescani giunti dal resto del Piemonte, qualcuno anche dalla vicina Svizzera. C'erano gli ex ragazzi della casa del fanciullo, il personale che qui vi ha lavorato e ancora chi si è avvicendato sui banchi dell'asilo, insegnanti e bimbi e chi ha vissuto da sempre la vita parrocchiale della Cappuccina, tutti stretti attorno alla comunità dei francescani in questo momento di dolore. La presenza di così tante persone, ha detto il vicario provinciale dei frati francescani Don Pietro Zampesi, è la testimonianza del bene che ha fatto padre Vincenzo, una persona timida e umile al servizio degli uomini. Le letture delle beatitudini di Matteo ad accompagnare il saluto terreno del frate, dai modi pacati e gentili che assieme a padre Michelangelo Angelo ha inventato un quartiere nato nel dopoguerra e privo di ogni servizio. Un lungo applauso ha salutato la fuoriuscita della bara dalla chiesa. La salma sarà tumulata nel cimitero di Domodossola, nella tomba dedicata proprio ai frati francescani. A causa di un incendio che si è sviluppato in un'abitazione privata, la strada statale 34 del Lago Maggiore è stata temporaneamente chiusa al traffico oggi pomeriggio in via precauzionale nel centro abitato di Cannobio. La circolazione è stata provvisoriamente indirizzata sulla viabilità alternativa locale. Il personale ANAS, Vigili del Fuoco e Forze dell'Ordine sono intervenuti sul posto per la gestione dell'emergenza e per ripristinare la transitabilità. Strada riaperta verso metà pomeriggio. E ora siamo al bilancio dei controlli dei carabinieri del fine settimana sulle strade del VCO. Due persone arrestate su provvedimento dell'autorità giudiziaria, 9 denunciate a piede libero, 5 segnalate per uso personale di stupefacenti o guida in stato di ebbrezza alla prefettura. Questo è il bilancio dell'attività dei carabinieri durante i consueti controlli del fine settimana. I militari della stazione di Stresa hanno tratto in arresto e sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare un 34enne residente nell'Alto Vergante, già condannato dal Tribunale di Verbania, raggiunto dall'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Milano. L'uomo dovrà scontare una pena di 2 anni per reati legati allo spaccio di stupefacenti. Analogo provvedimento è stato eseguito dai carabinieri di Crevola d'Ossola, che hanno arrestato e sottoposto a detenzione domiciliare una 44enne con precedenti penali residente in Ossola. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di sorveglianza di Torino. La donna deve infatti scontare una pena di quasi 2 anni e mezzo per diverse condanne legate allo spaccio di stupefacenti. Per quanto
riguarda i controlli alla circolazione stradale, i militari della compagnia di Verbania e Domodossola hanno denunciato 7 persone per guida in stato di ebbrezza con tassi alcolici registrati che vanno da un minimo di 0,86 a un massimo di 2 grammi per litro. A tutti i trasgressori è stata ritirata la patente. In Ossola un 35enne sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di permanere in casa dalle 21 alle 7 di ogni giorno non è stato trovato durante i controlli ed è stato denunciato a piede libero per violazione delle prescrizioni. A Verbania un cittadino straniero residente nel capoluogo con diversi precedenti e già sottoposto all'avviso orale mentre era alla guida della propria auto con patente revocata non si è fermato all'alta dei militari che lo hanno inseguito e bloccato. Per lui denuncia a piede libero. Infine, 4 sono state le persone segnalate alla prefettura perché in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale. Politica ed elezioni. La deputata del Movimento 5 Stelle, Chiara Appendino, è arrivata sabato sera al chiostro di Verbania. Chiara Appendino a Verbania per portare le istanze di questa campagna elettorale, ambiente ma anche sociale, tanti temi. Ambiente, sociali, sanità, dove ci sono grossissimi problemi, e anche trasporti. Tra l'altro siamo qui a sostegno di questo progetto, di un sindaco credibile, ma siamo anche qui perché il Movimento 5 Stelle in Parlamento più volte porta le istanze del territorio. Penso ad esempio a un tema che è molto caro qui, alla Domodossola Arona, che so che sta per chiudere e questo creerà grossi problemi e non sono sufficienti i bus sostitutivi. Su questo stiamo interrogando il governo perché questo territorio merita una risposta. La sanità in particolare, anche questa è un'esigenza sentita da questo territorio. Molto sentita, una sanità devastata da scelte di una destra sia a livello regionale sia a livello nazionale che stanno mettendo a rischio il diritto di curarsi. Chi ha soldi si cura, chi invece è meno abbiente non ce la fa perché non può rivolgersi al privato, e quindi nel nostro progetto c'è un Movimento 5 Stelle che tiene la barra dritta sulla sanità pubblica. Lei ha detto che questo governo non sta facendo l'interesse del popolo. Beh, una Presidente del Consiglio che dice no ad esempio al salario minimo condannando 4 milioni di lavoratori ad essere sfruttati, che dice che non ci sono i soldi per chi è in difficoltà ma decide di non tassare gli extra profitti miliardari delle banche, francamente io credo che vada contro gli interessi del popolo. La presentazione della lista della Lega che sostiene la candidatura a sindaco di Verbania di Mirella Cristina. La lista della Lega sostiene la candidatura a sindaco di Verbania di Mirella Cristina nella coalizione di centrodestra. Nei giorni scorsi la presentazione ufficiale alla presenza del segretario regionale della Lega, Riccardo Molinari. I temi cari al partito di Matteo Salvini, che sono entrati a far parte del programma elettorale anche a Verbania, sono l'attenzione alle politiche sociali, con al centro famiglie, anziani, accesso alla casa, e ancora lo sviluppo turistico della città, con una serie di proposte concrete per migliorare anche l'accessibilità ai visitatori. Particolare attenzione viene dedicata alle politiche giovanili, con l'idea dell'utilizzo del maggiore dell'area esterna per momenti di divertimento, ma anche iniziative culturali. In lista ci sono molti giovani, oltre a persone con più esperienza di diverse professioni e realtà. Il capolista è il segretario provinciale del partito Enrico Montani. Poi candidati consiglieri Marzio Ambrosi, Martina Arcieri, Fiorello Basso, Maria Teresa Boneschi, Monica Bossi, Edoardo Brusa, Andrea Canali detto Gigi, Giulia Candiotti, Greta Candiotti, Stefano Cassani, Carmen Cerutti, Nadia Ciarigi, Gheorghe Chifu, Rosanna Folli, Luca Gorgoglione, Simone Marco Lecchi, Stefano Lietta, Luca Lomazzi, Felice Mansi, Mario Micotti, Antonia Olmi, Maria Pangallo, Gaetano Papa, Fabrizio Ribaldi, Giorgio Ruaro, Rosario Marco Scalia, Gianluca Sciorilli, Rosella Lesina, Mara Policante, Magda Verazzi, Davide Zullo. Le elezioni regionali. Domodossola ha ospitato nei giorni scorsi la presentazione della candidatura. Consigliere regionale di Stefano Costa sostiene Gianna Pentenero nella coalizione di centro-sinistra. Stefano Costa, 59 anni, insegnante di professione, amministratore per passione, il candidato locale per la lista Stati Uniti d'Europa per il Piemonte, a sostegno di Gianna Pentenero, presidente della regione. Nei giorni scorsi a Domodossola la presentazione ufficiale della candidatura. Eccoci qui dopo 5 anni, ha esordito, cambia il simbolo, non cambia l'area di appartenenza. In ambito regionale, io sono sempre quello di sempre, lo slogan coniato da Costa, di recente passato dal PD al partito di Matteo Renzi. Un'esperienza
giurisprudenza amministrativa di lungo corso, quella di Costa, sindaco, vice sindaco a Baceno e poi presidente della provincia, consigliere UNCEM e ANCI in rappresentanza del territorio. La mia candidatura mira a dare voce a questo angolo di Piemonte, ha detto, territorio che l'attuale legge elettorale penalizza dal punto di vista della rappresentatività. I temi cari della campagna elettorale di Costa sono stati, tra gli altri, sanità, scuole e trasporti. Sono sempre stato convinto, rimango di questa opinione, che il progetto dell'ospedale unico sia la soluzione per il VCO. Dei progetti di riqualificazione degli ospedali esistenti non ci sono ancora segni tangibili, ha detto. Il tema del dimensionamento scolastico con il tetto dei 400 studenti per gli studi comprensivi per Costa è un dato su cui ragionare per il futuro, valutato il continuo decremento demografico. Altro tema della campagna elettorale, i trasporti. L'Agenzia regionale per la mobilità, ha detto, è portata ad assumere decisioni che si basano sulla popolazione e questo, i numeri, penalizza da sempre territori come i nostri. E sempre a Domodossola la presentazione della candidatura a consigliere regionale di Ermanno Savoia, che sostiene la ricandidatura a presidente della Regione Piemonte di Alberto Cirio. Ermanno Savoia, 65 anni, sindaco uscente di Crodo, il candidato locale per la lista Noi Moderati a sostegno di Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte. La presentazione a Domodossola. Savoia, oggi pensionato, un ex dipendente pubblico, per 10 anni, dal 2014 a oggi, è stato primo cittadino di Crodo. Dal 99 al 2004 ha ricoperto la carica di consigliere provinciale e per 2 anni è stato presidente della società Valleossola per la gestione del ciclo dei rifiuti, nel periodo che ha portato la società alla fusione. Ha riferito di una candidatura chiesta dal partito in quanto responsabile di Noi Moderati a livello provinciale alla luce della sua lunga esperienza nell'amministrazione pubblica che mette ora a disposizione. C'è stata proprio la volontà anche a livello regionale di candidare persone con una consolidata esperienza, ha spiegato. Rispetto al programma, Savoia evidenzia il tema della sanità per continuare quel miglioramento della sanità territoriale che è già iniziato, ha affermato, evidenziando poi la necessità di lavorare sull'abbattimento delle liste d'attesa. Punta i riflettori anche in materia di fiscalità per riempire di contenuti la specificità montana della provincia del VCO. Si potrebbe pensare a una defiscalizzazione, ad esempio agendo sull'addizionale IRPEF regionale, spiega. Obiettivo è facilitare le nostre imprese che lamentano ormai cronici problemi di reperimento del personale, in particolare dovuti alla forte attrattività della vicina Svizzera. Altro tema è quello della fragilità del territorio e di investimenti per la prevenzione e per la messa in sicurezza dello stesso. Voltiamo pagina. La pietra filosofale è il titolo del progetto promosso a Omegna dal liceo Gobetti, un lavoro che ha visto il recupero di macerie abbandonate ai confini della scuola e che ha portato alla creazione di una vera e propria opera ambientale. Oltre alla valenza didattica, il progetto ha un fine sociale. Nelle operazioni di decorazione hanno partecipato anche ragazzi diversamente abili. Dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori. Lo cantava Fabrizio De André. E voi al liceo avete trasformato delle vecchie macerie in un'opera artistica, nella pietra filosofale. Un bel progetto, professore. È un lavoro di make-up, è un lavoro sempre sulla scia del riciclo totale, quindi alla fine noi non abbiamo bisogno di grandi investimenti o di grandi costruzioni. Quello che abbiamo lo possiamo reinventare, ricontestualizzare. Questo è il messaggio. E la pietra filosofale è la leggenda della pietra non nobile trasformata in oro, quindi c'è anche un messaggio, c'è anche una metafora, ma se vogliamo chiudere tutto in una sola frase è la conoscenza, la metafora è sulla conoscenza, sull'istruzione, che è l'unica vera ricchezza dei popoli oggi. E sicuramente per loro è importante avviarsi anche all'arte contemporanea, perché questi sono esempi di arte contemporanea. Quindi assolutamente ragazzi felicissimi, non vedevano l'ora di iniziare e oggi ci ha permesso per un paio d'ore di poterlo fare. Il freddo del mese di maggio ha influito negativamente sulla produzione di fragole nel Vergante. Per la tradizionale sagra di Fosseno di Nebbiuno, gli organizzatori hanno dovuto ricorrere ad acquisti fuori provincia. Nuova sagra il primo weekend di luglio con la sagra del Mirtillo.
Siamo a Fosseno, 63esima edizione della Sagra della Fragola, una delle più antiche sagre del Piemonte. Presidente, le fragole una volta qui disseminavano tutti i prati, i prati e i terrazzamenti coltivati erano di fragole. Adesso purtroppo dovete ricorrere anche ad altri prodotti del Piemonte sempre? Sì, ricordiamo, quest'anno in modo particolare abbiamo dovuto appoggiarci su degli altri fornitori, sempre comunque prodotti piemontesi, perché purtroppo la stagione è stata molto fredda, no? E la maturazione è stata molto lenta, perciò nella nostra zona non riusciamo ancora a avere queste cose, sarà più tardi. Quest'anno è andata un po' così, gli altri anni invece riusciamo, quando la stagione è un corso normale, ad avere comunque il prodotto locale, capisci ancora? I volontari ci sono sempre che vi danno una mano? Ma più o meno, ci sono ancora... Diciamo di sì, comunque la buona volontà c'è ancora. Poi c'è ancora una generazione dove mantiene, ci tiene a mantenere ancora queste cose. Abbiamo visto che il suo telefono squillava e arrivano prenotazioni da tutte le parti. Sì, ti chiamano, sì, soprattutto, sì, perché vogliono prenotare, vogliono essere presenti. Questo ci fa molto piacere, perché soprattutto questa è un po' una zona turistica frequentata da tante persone che hanno la seconda casa qui, che vengono, sì, e allora vengono qui. E una volta, come dicevo prima, i prati erano disseminati, i terrazzamenti, adesso ci sono delle case, arrivano i turisti. E più i turisti vengono alla vostra sagra o i cittadini del Vergante? Ma i cittadini del Vergante meno, devo dire, sono più per altro, sono tutti, c'è tanta, vengono tanti dalla Lombardia. La famiglia fossenese del Coscu, oltre alla Sagra della Fragola, organizza altri eventi durante la stagione? Noi abbiamo fatto un programma annuale, noi, praticamente che ci presentiamo tutte le sagre che ci sono, partono dall'1-2 giugno che c'è la Fragola, il 7-8 la Sagra del Mirtillo, il 7-8 settembre la Sagra della Polenta e il 13 ottobre la Castagna. Supercar protagoniste nel fine settimana a Stresa, Ferrari, Porsche, Lamborghini ammiratissime e molto fotografate. Supercar in sfilata sul Lago Maggiore. A Stresa una sessantina di auto da sogno nel passato fine settimana per il raduno targa Sombrero Savigliano Stresa. C'erano anche moto Ducati. Hanno fatto bella mostra di sé sul lungo lago nella zona degli hotel. Per l'occasione strada chiusa e traffico deviato sulla parallela retrostante. In tanti residenti e turisti hanno ammirato le potenti quattro ruote schierate proprio per farsi guardare e naturalmente fotografare. Stiamo parlando di Porsche, Lamborghini, Ferrari, c'era anche un Aston Martin di diversi modelli e colori. Vero paradiso per gli appassionati di auto sportive e anche per i bambini che hanno potuto avvicinare veicoli da film. Complice il sole, una piccola folla ha animato la zona del lungo lago e del raduno, dove il rombo di questi potenti motori si è mescolato alle chiacchiere delle persone in passeggiata. Dalle auto sportive alla pagina sportiva, protagonista sarà il calcio. Partiamo dalla semifinale playoff di eccellenza tra Pro Novara e Ciliverge. Sfuma il sogno Serie D per la Pro Novara che cade a Novarello 3-0 con il Ciliverge. Ospiti che nel doppio confronto hanno probabilmente meritato la qualificazione, ma sul match di ritorno pesano gli errori marchiani della terna arbitrale che hanno indirizzato il match con proteste vibranti e legittime dei padroni di casa. Lo 0-3 finale è eccessivo e maturato quando la situazione era già compromessa. Si comincia, cronaca del match, e la Pro Novara dopo 4 minuti troverebbe il gol. Cross di Blanda dalla sinistra, testa di Bertani e palla nell'angolino. L'assistente però alza la bandierina per segnalare un fuorigioco che in realtà non c'è e dunque piovono le prime proteste. Immediata la risposta bresciana al settimo, progressione portentosa di Nolaschi, cannonata di destro che fa tremare la traversa. 30 secondi dopo ci prova dalla distanza Scidone, Cavalleri non si fida e mette in angolo. Si rivede la squadra di Righiera al 28esimo, conclusione dai 25 metri di Laurenti, facile presa di Vigilati. In chiusura di primo tempo passa il Ciliverbe.
palla dentro, uscita a valanga di Cavalleri che la tocca senza trattenerla. Sulla palla vacante si avventa Treglia che sblocca la partita. Anche in questa situazione però vibranti proteste per un fallo, per la verità abbastanza netto, su Cavalleri da parte di un avversario. Nella ripresa sale in cattedra l'estremo difensore di casa che al quinto salva su Minessi in maniera provvidenziale e sul successivo corner evita lo 0-2 su un colpo di testa sotto misura di Bognotti. Passato il pericolo, al settimo chance per Cambò che conclude centralmente una sorta di rigore in movimento. Al quarto d'ora chance per Pici che di testa da pochi metri mette alto non sfruttando l'uscita a farfalla di Vigilati. Il gol che chiude i conti al 25esimo, tiro dalla distanza di Nolaschi, respinta questa volta non ottimale di Cavalleri e Minessi non sbaglia il tapine. Al 27esimo tocco di mano in area, il direttore di gara lascia correre, Bertani esplode e viene espulso per proteste. Partita finita, al 36esimo in contropiede, il migliore in campo Bresciani firma lo 0-3. Nella fase playoff del campionato di promozione bene invece il Briga, vittorioso per 2-1 sulla Rival Rolese. Il Briga vince 2-1 dopo i tempi supplementari contro la Rival Rolese e avanza in finale nei playoff regionali. Un successo dolce amaro per i novaresi che, viste le tante ammonizioni e l'espulsione di Clausi, arrivano alla finale molto rimaneggiati. Parte forte il Briga mettendo subito in difficoltà la Rivalolese. Al quarto un tiro cross di Rinolfi non trova la deviazione di nessun giocatore. Al decimo l'episodio che sblocca la partita. Fallo di Laurenti su Rinolfi, rigore netto che Rogora trasforma nonostante Busti intuisca la traiettoria. Torinesi colpiti dallo svantaggio. Al 14esimo uno scatenato Rinolfi serve Oliari che calcia sull'esterno della rete. Dopo una fase di stanca del match, al 37esimo pericolosa mischia in area della Rivalolese, ma i novaresi non trovano la deviazione vincente. Al 42esimo insidioso cross di Reano è spinto con i pugni da Capetta. Prima dell'intervallo un destro di Tuveri viene contato da un difensore e la prima frazione termina col vantaggio del Briga per 1-0. Al quarto ancora Rinolfi serve Tuveri che chiude il triangolo con Rinolfi, miracolo di Busti. Al 13esimo Querria dal limite dell'area impegna Capetta. Al 20esimo ancora il portiere Expo Novara alza in angolo un pallonetto di Dotelli. Al 25esimo Dotelli non inquadra la porta. Il Briga reta al baricentro e innervosito dai gialli che di Rogora e Sacco che erano in diffida. Al 27esimo batti e ribatti in area novaresa con la sfera che va a sbattere sulla traversa. Al 31esimo fallo di mani del nuovo entrato Bianchi. Dal dischetto Querria spiazza Capetta per il pareggio della Rivalolese. Brivido al 40esimo, un sinistro di Rinolfi senza pretese per poco non diventa vincente. Prima del 90esimo c'è ancora una traversa da parte di Reano per la Rivalolese che avrebbe potuto chiudere il match. I supplementari sono tutti di marca Briga. Rogora è subito pericoloso con un'azione e con una punizione. Al 13esimo grande chance per Capriolo che da ottima posizione non trova la porta. Usei è il marcatore del Briga che va a segnare la rete appena entrato del definitivo 2-1. Al terzo della ripresa del secondo tempo supplementare il Briga rimane in 10 per il cartellino rosso molto dubbio dato a Clausi. Un minuto dopo viene stabilita la parità numerica per l'esclusione di Querria e la partita finisce col 2-1 per i novaresi. E ancora calcio con le anticipazioni di Dilettanti per Dire. Vedremo quali sono gli ospiti di questa sera di Daniele Piovera di Dilettanti per Dire. Vi aspetta come sempre il lunedì alle 20.30 e ancora il martedì alle 9 alle 13.40. Appuntamento come tutti i lunedì sera con Dilettanti per Dire, una puntata in cui parleremo e molto dell'epilogo dei playoff di eccellenza con la semifinale persa dalla Pro Novara contro il Ciliverghe con tante polemiche anche per la direzione dell'arbitro, ma anzi direi della terna arbitrale. Poi il Briga che invece ha raggiunto la finalissima, parleremo di mercato, le interviste con le ultime da Verbagna, il progetto Sunici, insieme a noi nei nostri studi Roberto Cominoli. Ciao Roberto. Ciao, buonasera a tutti. E Franco Soncini, possiamo dire Franco, ex direttore sportivo del Baveno. Tranquillo, senza la in finale. Senza sai che una volta te la metto, una volta te la perdo. Beh, è meglio averne uno in più che uno in meno. Buonasera a tutti. Possiamo dire che per motivi familiari... Basta, finito. Vai in pensione. Vai in pensione chissà fino a quando. Perché sì, appunto. È come te, ha voglia di vedere partite e di dare una mano a qualche società. Non perdetevi dunque l'appuntamento con Franco e Roberto qui a Dilettanti per Dire.
Siamo in chiusura, vi ci ho azzurratv.it, le nostre pagine social per tutti gli aggiornamenti. Grazie per essere stati in nostra compagnia e buona continuazione di serata.